taxi non è più solo, abbiamo un tassinaro di lusso. Alberto Sordi, grazie di essere intervenuto, per noi è un grosso piacere, anche perché il più bel regalo di Natale che si possa fare ai lettori di TV Sorrisi e Canzoni è Alberto Sordi nel tassinaro, di cui Sordi è protagonista, regista, e cosa si può dire? Basta, no, altro, c'è dell'altro. Sì. Sceneggiatore, autore insieme a Agge Scarpelli. Abbiamo voluto fare questo film su un protagonista di Roma. Io volevo fare un omaggio a Roma, volevo fare un bilancio di quello che è Roma oggi, e attraverso il tassinaro posso dire che cosa è diventata Roma oggi in confronto a quella che io ho conosciuto quando sono nato. Era una piccola provincia dove niente avveniva, mentre oggi può accadere di tutto, come può accadere a New York, a Chicago, a Parigi, a Londra. Il tassinaro cos'è? Una spia, un osservatore? È un confessore. Un confessore. È colui che prende un cliente di tutte le stazioni sociali, dal principe al poveraccio, dal prete alla mignotta, dall'intellettuale all'ignorante, al drogato, a chiunque può prendere un varie taxi. Umanità, tutti sono. E coloro che salgono sul taxi si confidano con il tassinaro. Anzi, io credo che ci sia gente che vada molto meno in chiesa e si confessa molto di più col tassinaro che col confessore. Com'è. È una religione, insomma, andare in taxi. No, non una religione, è un confidente. Modo di trovare compagnia, magari. È colui al quale si confidano tutte gli affanni, le tristezze, le gioie che uno ha nella vita, e durante questo percorso parlano con il tassinario. So che ci sono delle persone importanti che fanno questo viaggio con Alberto Sordi in tassino. Ho sentito dire di Fellini, possibile, Andreotti. Ci sono molti personaggi colti dalla strada e personaggi pubblici. Anche coloro prendono il taxi, e allora hanno preso il mio taxi e abbiamo fatto una chiacchierata insieme. Questo è una piccola chicca, diciamo così, un piccolo dolcetto che io offro al pubblico attraverso questo spettacolo quasi interminabile, perché il tassinaro può non finire mai. Certo. Noi lo abbiamo adesso programmato, ma chissà, forse può avere anche un tassinaro seguito. Numero 2, tassinaro numero 3. Non lo so, non so cosa accadrà, ma insomma è una storia che può non finire mai. Ecco, noi facciamo auguri a Sordi, per Sordi e per il suo tassinaro, e buon viaggio, e quando incontrate questo film, frequentatelo, andate al cinema a confessarvi. Ecco, anch'io aggiungo che tutto ciò che accade a Roma voi non potete saperlo, come lo sa il tassinaro. Tassinaro Pietro Marchetti, con Zara 87, vi racconta tutto ciò che accade di notte e di giorno in questa grande metropoli che è Roma. Se voi siete curiosi e volete saperlo, cercatelo in tutti i cinema d'Italia dal 22 dicembre. Io sarò lì ad aspettarvi. Grazie a tutti, auguri e buon Natale. Grazie dalla copertina di Sorrisi, buon divertimento. Mi spiace.